Crescono gli investimenti in borsa del dottor Minozzi, lo sentiremo parlare di finanza, ricchezza e industria. Faremo un salto in Medio Oriente con un'intervista al vicepresidente di RAC, quarto produttore mondiale di ceramica, il meglio di Cersaie, e vedremo le collezioni FAP. Ben ritrovati con Ceramicanda Amici da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Ben ritrovati con il programma che spazia a 360 gradi sul mondo della ceramica, ma non solo, nella settimana in cui abbiamo appreso che in Ucraina ci saranno le prossime elezioni nell'autunno del 2024, tra 18 mesi circa. La cosa mi fa piacere, Daniela, perché significa che nonostante la guerra, nonostante tutto, si parli insomma di futuro, si parli di un disegno futuro di quel paese. Ad oggi c'è un presidente che è Zelensky, c'è un premier e c'è anche un Parlamento. Fino ad oggi nel Parlamento ci sono stati forti attriti che probabilmente Zelensky, a conclusione di questa guerra, ci auguriamo prestissimo, porrà fine, perché con un consenso così ampio, il 75% si parla di questo, probabilmente avrà a disposizione un premier che dipende da lui e un Parlamento che parla, che comunque dipende da lui. Perché vi dico questo? Perché al di là di questa situazione, Zelensky ha già dichiarato che vuole eliminare dal punto di vista politico alcuni oligarchi, uno di questi importante perché ha le mani un po' su tutto il Donbass, che è una regione importantissima, il 60% del PIL dipende da quella regione, laddove ci sono le meravigliose cave dell'Ucraina. Quindi le carte potrebbero essere rimescolate, perché cambia il controllore, cambieranno anche gli attori che in questo momento stanno importando l'argilla da quel paese. Quindi ci auguriamo che la guerra finisca presto, però poi dovremo abituarci probabilmente ad altri attori. Ma noi oggi ci vogliamo occupare anche di un incrocio particolare, quello tra finanza e ceramica. Sì, è uscito un articolo lunedì scorso su Repubblica che parla di Romano Minozzi, il presidente del gruppo Iris. In un qualche modo è una sorta di lente di ingrandimento su quelli che sono gli investimenti del dottore, i suoi capitali, insomma qualcosa di curioso. Vediamo il servizio. L'inserto di Repubblica Affari e Finanza ha scandagliato il bilancio 2021 di Iris Ceramica Group, consegnandoci il quadro del patrimonio industriale e azionario di Romano Minozzi. Classe 35, l'imprenditore è soprannominato l'Enrico Cuccia della Via Emilia e controlla la cassaforte con oltre l'84% delle azioni. Un'altra quota è appannaggio di Finanziaria Ceramica Castellarano, nella quale sono presenti alcuni imprenditori emiliano-romagnoli. Quest'ultima controlla Graniti Fiandere con il 39,6%, mentre Minozzi possiede personalmente l'8,9% dell'azienda di Castellarano. Il bilancio 2021 di Iris Ceramica Group si è chiuso con un utile di 46 milioni di euro, quasi 30 in più rispetto all'esercizio precedente. Lei ha tre figlie, le è mancato il figlio maschio? No, guardi, sono stato un femminista ante litteram. Ho sempre desiderato delle figlie femmine e poi, come lei sa, sono stato anche fortunato a trovare Federica, che ha fatto una gavetta durissima. Federica, adesso è pronta a sostituirmi, ma ha fatto... È pronta? Magari farà anche meglio di me. Ecco, però il settore della ceramica è relativamente giovane. Ancora oggi a capo delle aziende, nella maggior parte dei casi, c'è la prima o al massimo la seconda generazione. Come affrontare il cambio generazionale? In famiglia meglio o con i manager? Ma dipende sempre dalla qualità delle persone. Se uno ha una figlia, come fortunatamente ho io, che ritiene, dopo aver fatto una gavetta durissima e prolungata, che se ritiene che il figlio o la figlia, meglio ancora in questi tempi,
sia l'altezza di sostituire il fondatore, allora è meglio passare il testimone alla figlia. Se invece purtroppo non si hanno dei figli all'altezza, perché condurre delle industrie ceramiche oggi, fra l'altro mondiali, come stavo dicendo, è molto difficile. Quindi se non si hanno i figli all'altezza bisogna preparare la successione, magari con dei manager, mi pare, come per esempio stia facendo Del Vecchio, pur avendo 5 figli, che sta preparando con la successione con i manager. Quindi con Federica lei non ha bisogno dei grandi manager. Le ho fatto fare tanta quella gavetta che adesso è pronta. Quali errori ha commesso, dottor Minozzi, il settore ceramico, ammesso che ne abbia compiuti negli ultimi lustri? Ma per me soprattutto a non aver valorizzato e ancora non valorizzare appieno il valore del materiale ceramico. Cioè la ceramica è estetica, bellezza, è igienica, soprattutto oggi che c'è bisogno di igiene. Ha tutte le caratteristiche, cioè l'uomo, quando ha scoperto il fuoco, ha fatto la ceramica, ci sono dei reperti nella Boemia, giusto, di 35.000 anni fa, in cui ancora facevano, non so, gli agricoltori o i cacciatori, ci sono dei reperti. Quindi quando l'uomo ha scoperto il fuoco, la ceramica è la combinazione della terra col fuoco, quindi è un materiale nobile. Il Sassuolo non l'ha saputo finora valorizzare, adesso qualcuno è sulla strada di valorizzarlo, però come si dice il prezzo valorizza il materiale, valorizza il prodotto, quindi noi dobbiamo valorizzare il prodotto ceramico. Oggi veramente il mondo sta scoprendo la ceramica, quindi in questo momento è il momento di valorizzare ancora di più la ceramica. Io le riconosco il merito di avere coniato la frase «Noi realizziamo in ore ciò che la natura realizza in ere», a proposito. Le ere. Questa è bellissima, no? È bellissima questa frase. Voi avete come gruppo Iris oggi unità produttive in Germania, qui a Sassuolo ovviamente, e anche nel Tennessee. Quindi avete praticamente messo le radici laddove c'è mercato. È una missione compiuta per il suo gruppo o resta qualcosa da fare? Beh, nell'industria non c'è mai missione compiuta. Noi stiamo facendo un nuovo impianto a Sassuolo dove investiamo 20 milioni in questo momento. Sviluppiamo degli altri investimenti a Castellarano, tra Castellarano, Vecchiau, là a Berlino, chiamiamolo così, e il tennis investiamo altri 30 milioni, cioè stiamo investendo qualcosa come 50 milioni, che sono 100 miliardi di una volta, insomma. Ecco, noi dobbiamo abituarci a parlare di lastre, di grandi superfici, o dobbiamo tenerci caro e stretto anche il formato 60x60? No, non solo, anche i piccoli formati. Adesso per esempio nel rivestimento c'è tutto questo rincorso delle composizioni artistiche, diciamo così, della ceramica tradizionale, anche con i piccoli formati. Quindi dobbiamo tenerci stretti dai piccoli ai medi, alle lastre ovviamente, che è la novità, ma non dobbiamo abbandonare nessun formato. L'attivo del bilancio di Iris Ceramica Group è di 792 milioni ed è costituito dalle partecipazioni industriali con un valore di carico anno su anno immutato a circa 60 milioni. Ma a crescere sono le attività finanziarie non immobilizzate, passate da 564 milioni a 643. Si tratta degli investimenti in borsa del dottor Minozzi, che nel 2021 ha comprato altre azioni generali per 40 milioni, ne possedeva già 5.2. Ha acquisito titoli ENI per 21 milioni, che ha aggiunto ai 97 in suo possesso, e ha fatto salire la partecipazione in Enel di 9.2 milioni, ne possedeva già 40. Anche se la quota maggiore degli investimenti in borsa è rappresentata da Snam, di cui Minozzi possiede poco meno del 7,5%. In portafoglio anche azioni Italgas, Intesa San Paolo, Poste Italiane e Terna. E
a proposito di investimenti, lei ad un certo punto della sua carriera imprenditoriale ha deciso di entrare nella finanza. Ricordiamo la quotazione di Fiandre, poi venne chiesto il delisting, Snam, Terna. Perché questa scelta? Solo per avidità, per voler accumulare denaro, cos'altro? No, guardi, a proposito di banca, quando, dopo le 6:30, cioè come dopo lavoro, andavamo sotto, c'era un piccolo ufficio, chiamavano il Borsino, no? E lì ci trovavamo in alcuni dopo lavoro, si diceva allora giocare in borsa, quindi no, la... Beh, cosa diversa è la quotazione dall'investimento sulle azioni delle importanti società nazionali, eccetera. L'investimento nelle azioni delle principali società azionarie, cioè Eni, Snam, Eterna, Generali, insomma, questo è un po' il risparmio che va usato nel momento del bisogno. Nel momento del bisogno ci vuole la disponibilità per fare questi enormi investimenti, magari nei momenti di crisi, come era la crisi dell'84, non so se lei la ricorda, dove addirittura fallirono molte ceramiche, per esempio la Campanella, che era una delle più grosse. Quindi nei momenti di crisi occorre, come dire, la forza anche finanziaria per affrontare degli enormi investimenti. Perché la ceramica non ha funzionato a Piazza Affari, il delisting di Fiandre, Marazzi, Ricchetti? Per esempio per dei gruppi internazionali come siamo noi, viene fuori il problema delle società correlate. Allora c'è tutta una burocrazia che si fa difficile, si fa fatica a integrare la fabbrica tedesca che sta là, sta dalle parti di Berlino, nella Germania Est, con la fabbrica, con la società americana che sta a Crossville, nel Tennessee, che io ricordo solo quando c'erano i carovanieri che andavano nel Far West, cioè è difficile sempre collegare queste benedette società correlate. C'era tutto un focus sulle società correlate e a un certo momento ho detto basta, adesso io faccio il gruppo e faccio l'agilità interaziendale, interindustriale che bisogna fare. Quindi una questione senza dover di rispondere alla Consob sulle società correlate. Che ruolo ha avuto il denaro nella sua vita? Ma il denaro, come le stavo dicendo, va usato bene, soprattutto nei momenti cruciali. E quindi io il denaro lo considero un mezzo per essere disponibile nei momenti difficili. Lei è indubbiamente un uomo ricco, insomma, lo sappiamo tutti. Secondo Forbes addirittura occupa il 1750esimo posto al mondo. Può quindi rispondere a questa domanda che ci poniamo tutti? Qual è la vera ricchezza per un uomo? La vera ricchezza è dentro di sé, non è in quello che possiedi, che poi questo è transeunte. E quindi la ricchezza è la propria personalità, quello che hai dentro. E un filosofo francese, anche giovane, che ha una bella tradizione, ha detto una cosa che ho recepito con piacere e che ho fatto mia: l'uomo è ciò che fa. Tenga presente questa sintesi che è importante. L'uomo è ciò che fa, cioè l'uomo si vede nelle realizzazioni che fa, in ciò che realizza. È la differenza con gli animali. Noi facciamo, l'animale è più istintivo, e poi questa cosa. Cosa le piacerebbe che io scrivessi
del dottor Romano Minozzi. Se un giorno mi venisse voglia di scrivere un libro su di lei, qual è la cosa che le premerebbe di quello, più? Quello di che ho ereditato da mio padre. È un galantuomo. Ha ancora il senso dell'etica negli affari. Perché mi è stato regalato un libro da un importante industriale proprio del nostro comprensorio, un libro di un giapponese che descrive come, usando l'etica negli affari, la morale negli affari, si fanno dei migliori affari che non a fare dei tragatini, usiamo questo termine dialettale. Lo avrete notato, amici di Ceramicanda, noi quando vogliamo sapere qualcosa degli Stati Uniti contattiamo Donato Grosser, quando vogliamo avere aggiornamenti sul gas facciamo un collegamento con l'ingegner Lugli, quando vogliamo sapere qualcosa di più a livello tecnico ci colleghiamo con Cristiano Canotti. Ebbene, quando vogliamo sapere qualcosa degli Emirati Arabi ci colleghiamo con De Muro. Vediamo. Il nostro ospite Leonardo De Muro, vicepresidente di RAC Ceramics. Ben trovato a Ceramicanda, Leonardo, anche dal lontano Medio Oriente. Buongiorno a tutti. Allora, RAC è il quarto gruppo al mondo come produttore nel mondo ceramico di superfici ceramiche, di pavimentazioni, ma anche di sanitario, un comparto importante. Circa 12.000 dipendenti, ben 40 le nazionalità rappresentate tra i vostri lavoratori, producete 123 milioni di metri quadrati di piastrelle, 5 milioni e mezzo di sanitari, fanno girare la testa questi numeri. Assolutamente sì, e ci siamo dimenticati anche di una cosa molto importante, l'acquisizione che abbiamo fatto lo scorso anno di questa azienda di rubinetti tedesca che si chiama Cludi, no? Che ha 100 anni di storia. Quindi acquistando questa azienda abbiamo preso possesso anche del mercato europeo e quindi ci siamo allargati. Quindi l'idea iniziale di RAC Ceramics, nata 5 anni fa, di fare di questo gruppo un lifestyle solution provider, oggi si può dire che sia stata realizzata. Hai parlato di mercati, il vostro sicuramente principale, quello del Medio Oriente, l'area del Golfo, ma anche l'Europa appunto. Come stanno andando per voi in questo momento? Devo dire molto bene, noi abbiamo radici ben solide negli Emirati e soprattutto in Arabia Saudita. Da qui è un gioco lavorare sul resto dell'area Golfo, dove anche qui abbiamo strutture consolidate nel tempo, Giordania, Kuwait, Egitto, anche se parliamo di Nord Africa, Bahrain, sono tutte aree dove la RAC Ceramics gioca assolutamente in casa ed è leader. L'Europa anche la trattiamo diversamente perché storicamente l'Europa ha un concetto distributivo molto diverso da quello della nostra zona qui dove noi abbiamo il quartier generale. Abbiamo tre poli logistici, uno in Italia, uno in Inghilterra e uno in Germania e da qui seguiamo tutto quanto il mercato europeo. Hai parlato di mercato europeo, io penso a una delle ultime vostre iniziative, l'apertura di uno showroom a Londra. In che ottica l'avete fatto? Questa nell'ottica di entrare fortemente nel mondo della specifica. La sala mostra di Londra, che è stata aperta a maggio dello scorso anno, ha un obiettivo ben preciso, no? Quello di taggare il mondo degli architetti. L'idea è stata buona, il riscontro è stato estremamente positivo. Ci saranno delle prossime aperture, non ultimo a Francoforte, dove contiamo di aprire nei prossimi giorni, e sarebbe il secondo design hub, entro la fine dell'anno anche Dubai. Dubai sarebbe dovuto essere addirittura il primo, diventa il terzo, ma da qui una politica, no, di espansione. Domani potrebbe essere New York, potrebbe essere Milano.
Parigi. Questa è un po' l'idea della Rack Ceramics. Ti faccio fare un piccolo focus nel comparto produttivo, è una cosa che un vicepresidente non può non considerare, sono certa che è un argomento quotidiano. Per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, lo sai meglio di me, i problemi sono stati quelli relativi al costo della materia prima, gas, difficoltà di approvvigionamento della materia prima intesa come argilla, come caolini, come tutto ciò che serve per impastare le ceramiche, diciamo così. Come va per voi? Per noi è andata molto bene. Noi negli anni abbiamo fatto in modo di tagliare la dipendenza dall'Europa e soprattutto dall'Ucraina per le materie prime. Quindi abbiamo cercato delle alternative e quindi nel momento di crisi massima sull'approvvigionamento delle materie prime non abbiamo avuto assolutamente nessuna difficoltà. Il gas è una realtà molto europea, a noi tocca poco. Sicuramente noi il gas lo paghiamo, non è perché siamo in un paese dove è facilmente estraibile perché l'azienda magari è nelle mani totali dello sceicco di Ras El Khaimah, che il gas per noi è una risorsa a titolo gratuito. Però devo dire che non abbiamo avuto sicuramente questo tipo di problematica. Noi la problematica piuttosto l'abbiamo avuta sul Nolo, sulle spedizioni. C'è stato un momento forte in cui i noli sono fortemente aumentati e questi ci hanno messo fortemente in difficoltà, cosa rientrata perché in questo momento i noli sono scesi a livelli pre-crisi, quindi oggi neanche questo problema lo sentiamo più. Ultimissima domanda che riguarda il rapporto con l'Italia. Avete addirittura finanziato il padiglione italiano all'Expo di Dubai e questo dimostra l'importanza che date a questo mercato e al nostro paese, che peraltro è quello da cui tu origini. Sarete al Salone del Mobile, il primo appuntamento in Italia? State già preparando qualcosa? Ci puoi anticipare brevemente? No, quest'anno non saremo al Salone del Mobile, lo saremo l'anno prossimo perché partecipiamo come Arredobagno, quindi l'Arredobagno è biennale. Quest'anno avremo una presenza forte invece a ISH sul mondo del sanitario a Francoforte, la prima settimana del mese di marzo. Saremo al Coverings invece come Rack Ceramics e nuovamente a Cersaie. E dunque ci vediamo a Cersaie, Leonardo, buona giornata. Benissimo, perfetto, a presto, arrivederci. Abbiamo parlato di finanza, abbiamo parlato di Emirati Arabi, beh non potevano mancare loro, le superfici ceramiche, questa settimana vi proponiamo FAP. Noi siamo prima di tutto colore e decorazione, questo da sempre, il nostro marchio si è sempre identificato per questo già dal 99 e noi continuiamo a percorrere questa tradizione con convinzione e con attualizzazione di questi concetti. Quindi colore e decorazione vengono riproposti negli anni con tecnologie nuove, con formati nuovi, sempre più ampi ovviamente, e con tecniche anche nuove che ci permettono di realizzare la decorazione anche a livello industriale. Quindi tutto quello che è il mondo del decoro non è più relegato a dei prodotti realizzati artigianalmente in quello che nel nostro settore si chiama terzo fuoco e quindi vendibili a prezzi molto elevati e vendibili al pezzo, ma noi realizziamo decorazioni che possono avvolgere intere pareti proprio perché industriali e quindi a prezzi molto competitivi. I macro trend che noi abbiamo, insieme ai nostri consulenti ovviamente, individuato ed analizzato sono sostanzialmente 4. Il primo possiamo definirlo, viene definito fascino delle curve, che è una cosa che si ritrova nell'arredamento tantissimo. Vediamo che stanno emergendo tutti questi, ad esempio, divani con forme a fagiolo, rotondeggianti, ma non solo nell'arredamento, ma questo si trova anche nelle grafiche proprio. Quindi anche tutte queste grafiche che voi trovate naturali sulle nostre piastrelle che hanno queste forme curve, sinuose, ecco, sono perfettamente in linea con questo trend che è dominante, perché è un trend consolatorio, no? In un momento probabilmente
con pochissime certezze, la voglia di essere avvolti da qualcosa che ti abbraccia, ecco, è qualcosa che le persone avvertono. E questo è un primo trend. Poi abbiamo un altro trend fortissimo in questo momento a livello internazionale, è l'escape room emozionale, proprio un luogo dove sentirsi a proprio agio, dove poter fuggire dal mondo, e quindi anche la ricerca di ambienti che siano decorativi, rappresentativi di sé, è fortissima. Un altro trend molto interessante è quello del mix and match. E quindi si prende tutto, come vedete in questo grande loft, e lo si mischia. Legni, pietre, marmi, decorazioni, oggetti giusti, oggetti sbagliati, tutto viene mischiato e tutto dà nel suo complesso, nel suo mix, identità e personalità alla casa. Last but not least, il design biofilico. E anche questo lo si ritrova nella ceramica, no? Questo poi nella ceramica ha preso piede in maniera importantissima, con tutte queste pareti piene di fiori, piene di natura, di giungle, ma anche di marmi e di pietre. È stata un po' sempre una caratteristica che la ceramica ha interpretato. Noi abbiamo cominciato nel 1999 e abbiamo assistito a un'evoluzione incredibile della ceramica. La ceramica da materia, che allora era poco più che una finitura di cantiere, da pavimento e da parete, è esplosa grazie alle tecnologie, ai formati, alla capacità di essere decorata, alla capacità di imitare in maniera perfetta altre superfici, è diventata una delle superfici d'arredamento più interessanti. Con la ceramica si fa arredamento, e si fa un arredamento che è da una parte bellissimo e dall'altra super funzionale e super pratico. La ceramica è la materia più facile da pulire, da manutenzionare. Prima di salutarci e darvi appuntamento la prossima settimana, ci occupiamo di un bando della Regione, quello che finanzia la partecipazione con stand a manifestazioni fieristiche internazionali. In questo quadro rientra anche la nostra All for Tiles, in programma a Modena il 10 e 11 maggio, e quindi iscrizioni aperte anche con il sostegno della Regione. Questo mi fa molto piacere, anche perché così avremo la possibilità di essere in tanti. Grazie e arrivederci.